Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori, telegiornale della provincia di Imperia. Parleremo questa sera dell'inchiesta di Baia Verde ad Ospedaletti che ha coinvolto la regione Liguria, ma anche di un accampamento segnalato da voi in pieno centro a Sanremo. Ci occuperemo poi di economia del mare e di green economy, ma non solo di questo. Iniziamo però con Baia Verde. Potrebbe essere legata anche all'abbassamento del rilevato ferroviario e ai problemi nati intorno alla realizzazione della pista ciclopedonale l'inchiesta della Procura di Sanremo sul costruendo porto di Baia Verde a Ospedaletti. La perquisizione di ieri nell'ufficio del vicepresidente della Regione Liguria, Mary Di Fusco, sembra infatti riguardare atti amministrativi successivi al 2009. Gli altri indagati sono Mauro Mannini, amministratore delegato della Finim, la società a cui fa capo l'operazione Baia Verde, Pierpaolo Tognolo, direttore responsabile del Dipartimento Urbanistica della Regione, Guido Marcati, ex capo ufficio tecnico del Comune di Ospedaletti e Achille Maccapani, ex segretario comunale di Ospedaletti. Negli esposti dei comitati cittadini che da anni si battono contro la realizzazione del porto, chiedendo in ogni caso un ridimensionamento nella parte residenziale a terra, ci sono anche la mancata realizzazione degli oneri di urbanizzazione, l'assenza di fideiussioni e altri problemi legati alla convenzione tra il Comune e l'immobiliare Finim. Il rischio è che in seguito alle indagini si fermino definitivamente i lavori del cantiere. L'impresa non ha infatti la disponibilità economica per terminare i lavori e sta da tempo cercando una società che subentri in tutta l'operazione, una ricerca che con le indagini in corso diventerà ancora più difficile. A preoccupare i residenti della zona c'è poi il problema impellente della discarica delle Porrine, dove è stato accumulato il materiale di risulta degli scavi. Il materiale ha ostruito completamente l'alveo del torrente e la tubazione posta sotto la discarica che dovrebbe consentire il deflusso delle acque danneggiata. Per questo l'impresa avrebbe dovuto costruire un nuovo canale scolmatore che invece probabilmente si fermerà insieme ai lavori del porto. Tutta la vicenda legata all'inchiesta è in pieno sviluppo e torneremo a parlarne anche nei prossimi giorni. Una notizia di cronaca. Un pensionato residente in piazza Martiri nel comune di Cervo è stato soccorso oggi dal vigili del fuoco. L'anziano, in seguito ad un malore, era rimasto a terra in casa per due giorni senza la possibilità di chiedere aiuto. Dopo l'allarme dato da alcuni vicini sono intervenuti i pompieri che hanno consentito al personale medico del 118 di entrare nell'abitazione e soccorrere l'anziano, che poi è stato trasportato dalla Croce Verde all'ospedale di Imperia. Ed ora veniamo alle vostre segnalazioni, una segnalazione che riguardava un accampamento non alla periferia di Sanremo ma in pieno centro. Vediamo, Alberto Guasco. Oggi diamo seguito a un'altra segnalazione su un piccolo accampamento abusivo. Vedete, siamo in questo canneto e proprio dietro a questo canneto ci sono dei giacigli di persone sbandate, persone che non hanno evidentemente in questo momento un'altra soluzione di vita e che vivono per la strada. Non si presenta molto bene questo piccolo accampamento e non è, a dire il vero, neanche un grosso problema, lo diciamo sempre, non è un problema di sicurezza ma è un problema sociale. Il problema vero è che questo canneto è in realtà un canneto decorativo di un piccolo giardino. Noi qui siamo esattamente di fronte al commissariato di Sanremo, siamo dalla nuova stazione ferroviaria, nella zona più frequentata forse di Sanremo. Davanti a noi c'è Corso Cavallotti, dove passano migliaia di studenti, di persone che si recano al lavoro. Lo dicevamo, c'è la stazione e qua dietro di noi c'è questo che state per vedere. Questo è un vero e proprio giaciglio di fortuna, vedete c'è una vecchia branda, sopra ci sono dei cartoni, delle vecchie coperte, resti di abbigliamento, il tutto è coperto con questa vegetazione che probabilmente è stata presa nel giardino qui intorno. Una situazione, a parte il fatto di dire indecorosa, ma è una situazione anche preoccupante dal punto di vista sociale per chi è costretto a vivere qua. Noi lo segnaliamo perché, lo ripeto, ci troviamo in pieno centro, di fronte a me c'è il commissariato di polizia del comune di Sanremo e qui c'è la nuova stazione, insomma è una zona nella quale non si può tollerare una cosa di questo genere. Speriamo che qualcuno possa intervenire sia per pulire la zona che per fornire eventualmente assistenza a chi si trova costretto purtroppo a vivere in queste condizioni. E dopo la segnalazione che abbiamo effettuato nel telegiornale delle 14, oggi la Polizia Municipale di Sanremo puntualmente è intervenuta ed ha provveduto a modificare la zona e a tutti gli adempimenti necessari.
La Federazione Italiana della Caccia, passiamo ad un'altra notizia, attraverso il presidente Giovanni Balestra è venuta a conoscenza della sentenza del TAR Liguria che di fatto vieta l'utilizzo del munizionamento in piombo per la caccia agli ungulati, ha dichiarato la totale contrarietà a tale disposizione che creerebbe estreme difficoltà per l'espletamento dell'attività venatoria in ambito della caccia agli ungulati. Nella nota si ricordano le difficoltà appunto che questa disposizione dà ai cacciatori. Intanto anche l'amministrazione provinciale ha preso posizione contro questa disposizione, però ricordando attraverso l'assessore Bellotti, delegato alla caccia, che l'attività venatoria per limitare i danni degli ungulati è sempre possibile e quindi mentre si cercherà di modificare questa disposizione del Tribunale amministrativo regionale attraverso una presa di posizione dell'amministrazione provinciale, si può sempre proseguire nell'espletamento delle battute contro gli ungulati che tanto danni provocano a tutta l'attività agricola della zona dell'estremo ponente Ligure. E passiamo alla pagina politica. Si è insediata ieri sera una nuova figura nel comitato cittadino dell'UDC. Il segretario provinciale Danilo Parodi è nominato attraverso una direzione provinciale il segretario comunale imperiese dell'UDC. Si tratta di Antonio Motosso, già componente della commissione toponomastica del comune di Imperia. Motosso, come prima attività, ha invitato tutti gli iscritti del capoluogo a far parte del nuovo coordinamento, con riserva di comunicare poi in seguito eventuali incarichi specifici. E veniamo al convegno del PD su giovani e lavori, organizzato oggi nel Cinema Tabarin di Sanremo, nell'ambito della realtà di Economia del Mare e Green Economy. Presente anche l'assessore regionale al bilancio, istruzione e alla formazione, Sergio Rossetti, che Alberto Guasco ha avvicinato. Un incontro in particolare sulla green economy, rivolto particolarmente ai giovani, da quello che si può capire, e si parla di mare. La Liguria è una terra di mare, quindi qualcosa che va in questa direzione. Sì, noi vorremmo fare della Liguria la capitale delle competenze dell'economia del mare. Penso alla nautica, penso all'università che ha un polo alla Spezia, penso ai porticcioli, abbiamo gli armatori in Liguria, abbiamo la possibilità sia sulle professionalità specializzate con le scuole tecniche e navalmeccaniche, il nautico a Genova è il nautico più numeroso d'Italia, fino all'università, di avere delle filiere che consentono ai giovani di assumere tutte quelle competenze che in tutto questo segmento di lavoro vengono richieste dalle aziende. E la green economy nel piano giovani invece è un punto di innovazione. Noi dobbiamo immaginare nuova energia e produzione di nuova energia. Abbiamo la necessità di mantenere più basso. Penso ad esempio ai condomini intelligenti e quindi alle aziende che si occupano di edilizia e poi il mantenimento del territorio. Questa nostra regione poi è sempre investita da inondazioni proprio perché abbiamo anche la necessità in alcuni luoghi di mantenere i nostri boschi e il nostro entroterra. La formazione e il piano giovani mettono in campo col Fondo Sociale Europeo su una serie di interventi quasi 100 milioni di euro. Abbiamo sulla green economy, l'economia del mare, oggi a disposizione 20 milioni che noi mettiamo proprio in campo perché scuola, università, formazione e imprese si parlino e quindi identifichino quali sono i bisogni e le necessità di conoscenza. Qualcuno dice: ma noi abbiamo bisogno di lavoro, la formazione non produce lavoro, la formazione insieme alle imprese può fare in modo che i giovani siano al passo delle innovazioni e dei cambiamenti che in un sistema sempre più competitivo è necessario avere per trovare lavoro. E oggi ha preso avvio nel Palafiori di Sanremo il convegno nazionale dei pediatri, che vede nella Città dei Fiori più di 300 professionisti che provengono da tutta Italia. Ieri sera poi l'inaugurazione al Teatro dell'Opera del Casinò con l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo in un concerto dedicato. È stato un momento, questa mattina, con i lavori del convegno per fare i punti sulle criticità delle nuove malattie, dei nuovi, delle nuove malattie
che colpiscono i bambini anche in tenera età. Malattie meno gravi ma più diffuse. Sentiamo. Chi ha dei bambini piccoli lo sa, arriva il momento dei vaccini. I vaccini è sempre un tema controverso. Qual è il rapporto tra i benefici e i rischi oggi per questi vaccini? E se benefici ci sono stati, quali sono? Come li possiamo riscontrare? Ma i benefici dei vaccini sono talmente importanti che sappiamo oggi, sulla base dei numeri, che due misure nella storia dell'umanità, non nella storia della medicina, hanno salvato più vite ai bambini. La prima misura è stata la potabilizzazione delle acque e la seconda misura sono state le vaccinazioni. Quindi hanno salvato più vite i vaccini di qualunque altro farmaco, più vite naturalmente gli antibiotici, insomma di qualunque altro farmaco vogliamo citare. Quindi i vaccini sono oggi uno degli strumenti principali, per non dire lo strumento principale col quale salviamo la vita dei bambini e conserviamo in salute i nostri bambini e comunque li proteggiamo da eventi anche più gravi che purtroppo possono dare molte malattie infettive. Quindi il rapporto tra rischi e benefici della vaccinazione è un rapporto addirittura enormemente a favore dei benefici. Purtroppo forse per questo, perché nella storia dell'umanità un po' di follia c'è sempre, purtroppo vengono fortemente osteggiati da alcuni gruppi di persone. Ma che ci vogliamo fare? Noi ci basiamo sui numeri e sui fatti. Parlando dell'Italia, i vaccini che oggi sono obbligatori e anche quelli facoltativi per i bambini sono sufficienti o ci sono delle malattie di ritorno, come si suol dire, che erano scomparse dal nostro territorio e adesso stanno tornando, che possono creare pensiero? No, i vaccini oggi, poi tra l'altro non parliamo nemmeno il Ministero, non parla più di obbligatori e facoltativi, parliamo di vaccini raccomandati, cioè il Ministero raccomanda un certo numero di vaccini e la legislazione si è adeguata a questo modo di indicare i vaccini. Ma no, i vaccini che sono raccomandati dall'ultimo piano nazionale vaccini sono certamente quelli di gran lunga più utili. Ci sono alcune vaccinazioni che non sono raccomandate oggi, faccio un esempio per tutte, quelle contro la varicella, ma non perché il vaccino non sia efficace o non sia sicuro, ma perché in effetti la varicella è una malattia che non è così grave da richiedere un intervento immediato. Nei prossimi anni si aggiungeranno a tutte le altre vaccinazioni anche quella contro la varicella e ci speriamo molti altri vaccini contro malattie che per il momento non riusciamo a prevenire. Basta pensare alla malaria, che è ancora un enorme motivo di mortalità infantile nel mondo. Basta pensare molte malattie infettive che per fortuna in Italia non ci sono più, ma che nel mondo, o ci sono in misura minima, ma che nel mondo mietono ancora molte vittime. E siamo in chiusura del nostro notiziario. Adesso Achille Pennellatore che è un meteo Liguria. Subito dopo, nello spazio approfondimento, abbiamo Nel nome del Padre, la nostra rubrica dedicata al Vangelo della Domenica con Don Ferruccio Bortolotto. Quindi un momento di riflessione e subito dopo il nostro telegiornale, poi altri spazi di approfondimento, ma soprattutto la rubrica sportiva. Quest'oggi è venerdì, quindi Sport TV, si parla di tutti gli sport e adesso vediamo che tempo fa con Achille Pennellatore. Grazie di seguirci. Signori, a tutti buonasera e buon fine settimana. Siamo in condizioni di alta pressione, incombe sempre una saccatura con una perturbazione sul Mediterraneo più occidentale e l'Atlantico, è molto ostacolata da questa alta pressione, però si metterà in movimento nel mentre diventa sempre più debole e sarà sulle nostre zone con un po' di ritardo rispetto a quanto previsto ieri, non tanto nella giornata di domenica nel pomeriggio, ma quanto nella notte e poi la giornata di lunedì. È slittato di qualche ora, comunque passerà in maniera molto attenuata. Poi da lunedì pomeriggio o al limite martedì torneremo in condizioni di alta pressione.
Eccola qua, questa perturbazione, la vedete che non riesce a progredire verso le nostre zone se non con qualche nuvola prefrontale, ma senza precipitazioni. Quello che tiene fermo tutto, questo baluardo, è qua centrato tra la pianura padana e la penisola balcanica. Io andrei alla prima cartina, domani sabato alle ore 14, ecco l'alta pressione che si stende adesso anche all'Adriatico per la pianura padana e arriva fino direi alla frangia del sud-est, mentre la perturbazione si sta consumando qui fra la Francia occidentale, la penisola iberica, le Baleari, tra il Marocco e l'Algeria. Per domani avete già capito che c'è un trasferimento d'aria dall'alta pressione verso la bassa e quindi c'è il vento che avrà questa direzione est-nord-est ancora forte, al largo forza 7, vento forte e localmente anche sulla costa tra Capomele e la Costa Azzurra. Questo costituiva già un avviso. La previsione, ecco, possiamo andare adesso alla previsione, con un cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, quindi domani avremo qualche nuvola in più rispetto a oggi perché si avvicina quella perturbazione, ma senza precipitazioni. E il cielo non sarà coperto, si limiterà in alcuni casi a essere molto nuvoloso, 6 ottavi di cielo coperti, occultati dalle nuvole. Il vento, ecco, questo è un dato importante, ve l'ho detto prima con un avviso, tra est e nord-est, quindi tra Levante e Grecale, 10-20 nodi, localmente 25-33 al largo e sulla costa da Capomele verso la Francia. Di conseguenza il mare è molto mosso qui sulla riviera di Ponente Estrema, al centro della regione, direi da Capomele verso Savona e Genova e poi su tutta la riviera di Levante il mare sarà mosso, stirato dal vento di terra al largo, tra molto mosso e agitato, quindi una situazione stazionaria. Invece le temperature tenderanno ancora ad aumentare. Io dico che per domani e domenica mattina si portino addirittura 4-5 gradi sopra la norma di ottobre. Vediamo adesso la cartina proprio per la domenica, in cui vediamo che la perturbazione si avvicina. È già qua tra Marsiglia e Tolone, ma non è ancora sulle nostre zone. Quindi avremo un ulteriore aumento della nuvolosità senza precipitazioni domenica mattina, forse qualcosa arriverà come precipitazione domenica sera o nella notte su lunedì, il vento ancora da est, poi tenderà a diventare da sud-ovest debole, non oltre i 15 nodi, col mare mosso, in calo poco mosso, sotto costa, al largo resterà sempre molto mosso, temperature stazionarie. Vediamo adesso il lunedì, ecco che la perturbazione è proprio sulla Liguria di Ponente e poi traslerà verso il resto della Liguria, quindi lunedì qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, ma saranno molto rari, prime schiarite lunedì sera. Vento da ovest, sud-ovest, 5-15 nodi, mare poco mosso, temperature, nonostante questo sia un fronte freddo, più o meno stazionarie. Martedì e mercoledì, bel tempo anticiclonico. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo fra un po' a Sport TV e per quanto riguarda il meteo normale, lunedì. Buona serata.